L'Italia, rappresentata dalle squadre di calcio dei profughi e rifugiati ai mondiali antirazzisti a Bosco Albergato nel Modenese. Servizio di Nelson Bova. Abbiamo negli ultimi anni molto aumentato anche le squadre, i gruppi di profughi e di rifugiati. Nel limbo in cui vivono, anche in Italia o all'estero, riescono ad avere 4 giorni in cui vengono considerati come tutti gli altri, si possono rapportare con gli altri, possono trarre anche divertimento dallo stare insieme. Per il fischio d'inizio, oggi pomeriggio e fino a domenica, le squadre non solo di calcio sono 184 da tutto il mondo, ma è proprio il calcio ed è l'Italia al centro della 20ª edizione dei mondiali antirazzisti in svolgimento a Bosco Albergati, vicino a Castelfranco Emilia. Italia molto rappresentata dai profughi che la nostra nazione e le tante associazioni accolgono, come ACTI e gli altri di Piazza Grande dell'Opera Padre Marella. I ragazzi richiedenti asilo che vengono da tutti i paesi africani che giocavano quando erano loro paesi, giocavano a calcio, sono amanti di calcio. Quando ho sentito che dobbiamo giocare oggi per partita di razzismo, io sono contento. E poi ci sono i minori non accompagnati della cooperativa Camelot di San Benedetto Val di Sambro. La partecipazione ai mondiali potrà sicuramente aiutarli a creare delle nuove amicizie, a trovare appunto delle reti sociali che poi potranno anche aiutarli una volta che saranno appunto sul territorio in autonomia. Lo sport, occasione di relazione anche per chi soffre di problemi di salute mentale, come i giocatori dell'associazione Diavoli Rossi di Bologna. Il calcio aiuta moltissimo per avere un approccio con altre persone. E lui insomma anche gioca contro di me e vince io.